Anzi, finalmente una giornata che non piove. Cazzo. Va bene. Non lo so, ma se sono qua giù, però mi piace. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio. Prima di tutto ragazzi vi ringrazio a coloro che hanno lasciato dei commenti molto molto positivi alla nuova moto di prova. Quindi ragazzi, se è la prima volta che state vedendo uno dei miei video, mi raccomando iscrivetevi a questo canale, molto importante per seguire il progresso sulla nostra nuova moto di prova che avremo nel nostro garage per almeno 3 mesi. Quindi non vi dimenticate di iscrivervi a questo canale e cliccare sulla campanellina, così non vi perdete nessun nuovo episodio che pubblichiamo. E seguite il mio sponsor di quest'anno, Radio Terronia Rock. E oggi è il primo giorno che l'ho potuto prendere dopo un paio di giorni di pioggia pieno. Il sole vedo che non vuole proprio uscire questo giorno, però è asciutto. Non so, adesso prendete questo video come volete voi. Diciamo, chiamiamolo prime impressioni. Bella! Quello che sto notando è che la coppia è bella già da subito, già dai bassi medio livelli, ma si sente che spinge un po' di più ai livelli un po' più alti. Mi piace di più come si comporta agli alti livelli sta moto che ai bassi. Cosa strana, perché comunque da Modern Classic Cruiser, chiamiamolo così, che comunque io ne ho provati tantissimi, ho sempre goduto insomma della vera potenza, della vera coppia ai bassi regimi, ma su questa mi va di spingerla sempre di più. L'ABS è buono però, ho visto che è entrato in azione lì l'ABS, che ho spinto un po' di più sul freno posteriore e... bello, ha risposto proprio in modo pulito l'ABS. Fra i 3000 giri al minuto, sì, la moto cammina, però mi piace di più quella spinta che ottieni dai 6-7000. Bella, che ciclistica, veramente, è una bicicletta, vai giù. Andiamo di qua. È una bici perché si sente abbastanza leggera pure, è bella pulita comunque, stiamo... Ah, ok, ho capito dove sono. Bella! Non è che voglio dire che non ha la coppia ai bassi livelli, no. Cioè, l'ha la coppia ai bassi livelli, ma quella spinta che ti dà sugli alti livelli, 6-7000 giri, mi sorprende. Cioè, mi sembra che la curva faccia così, coppia da 2000-3000, poi viene un po' meno sui 4-5000 e dai 6000-7000 c'è un qualcosa. C'è un qualcosa. Se riesco a trovare la curva di potenza, la metto qui sullo schermo così vedete. Ah, pioviggia un po'. Ti pareva che non avevo appena detto quando ho iniziato il video che speriamo che ho trovato una giornata dove non piove, ma sempre piove. Cioè, c***o. Va bene, troviamo un posticino qua dove ci possiamo fermare un attimo. Siamo sul cavalletto. Il cavalletto è in una posizione un po' strana. Guarda come giove, bella e buona. Questa è l'Inghilterra, voglio, mi dispiace. Anzi, questo mi darà pure possibilità di vedere un po' come si comporta la Enfield Interceptor 650 sul bagnato, perché comunque non so queste Pirelli quanto tengono sul bagnato, quindi faccio bene a fare una piccola prova per vedere come si comportano queste Pirelli. Risaliamo e vediamo un po', raga. Dai. E visto che subito ha smesso di piovere, però. Si fa... Inghilterra questo è, cioè... Fa un po' di pioggia e poi tutto ad un tratto non piove più. Vabbè, nel frattempo ci dà possibilità di capire un po' come si comporta sta moto sul bagnato. Poi queste Pirelli devo dire che completano questo chassis che comunque è spettacolare a mio parere, condividendo il fatto che comunque io ho portato tantissime moto ragazzi in passato e Triumph pure. Devo dire che questo chassis non dà invidia nemmeno alle Triumph. Coloro che dicono guarda comunque alla fine... Allora l'Enfield Interceptor, molti di voi hanno detto guarda comunque c'ha il motore 650, quindi non è che chissà cos'è, no? Però devo dire che nel traffico, nel quotidiano, non ti dà problemi sto motore, è un motore.
Adesso è comunque bagnato, ragazzi, non sento perdita in trazione pure, quindi è una cosa eccezionale queste Pirelli, che comunque, e le ruote comunque molto magre, non ci sono problemi, anzi ispirano molta confidenza. Scaliamo marcia qui, vediamo come affrontare questa curva in salita. Non bisogna proprio scalare proprio in prima, comunque, perché comunque la moto va, però se io metterei la terza qui, non va. Quindi c'è quella potenza un po', scende un po' di potenza, quella è la cosa. Mettiamo che è in seconda, questa è la prima. Ma quella è la seconda, ecco, stiamo in quarta, ok. Il fatto che non ha indicatore di marcia comunque potrebbe aiutare in situazioni come queste. Ha la potenza adatta alla strada e penso che, come dicono in tanti, è più divertente portare una moto di bassa cilindrata forte che portare una moto di gran cilindrata in modo leggero. Complimenti Royal Enfield, questo motore è abbastanza completo perché potrebbe soddisfare coloro che vogliono, insomma, sensazioni più agli alti livelli e coloro che hanno sensazioni, che vogliono sensazioni più ai bassi livelli. Ai medi, dove non è che la moto mi piace tantissimo, Poi in termini di vibrazioni ci sono le vibrazioni. Infatti sul manubrio, quando la spingi tanto, ti emana quella vibrazione che è una sensazione di moto classica alla fine, cioè non ti disturba quella vibrazione, però esiste, quindi ti dà quella emozione di moto pura. Giorno 2, ragazzi, guardate un po' che gran giornata di sole oggi. Penso che metterò i due video insieme, così faremo un vlog più approfondito, pure perché comunque stiamo andando da un'altra parte. Cosa mi ha fatto la Royal Enfield adesso? Una cosa molto strana, mi sa perché non era scaldata bene, ok, cioè non era proprio happy quello che ho fatto lì, nel senso, quando prima dell'incrocio. E non le è piaciuto, insomma. Però, ragazzi, devo dire, la sella della Enfield è proprio bella comoda, ed è questa la sella stock pure, originale, quindi non ci sarebbe bisogno di cambiare la sella. Sto notando le piccolezze adesso, cioè che negli specchietti retrovisori qua vedo bene, però devo dire che un quarto degli specchietti vedo il mio braccio, la mia spalla, il mio braccio come di solito, insomma. La cosa che mi spaventa di questa Royal Enfield è quanto è leggera, raga. È il fatto che spinge agli alti livelli che fa veramente divertire. Vai. Da 0 a 60, insomma, 100 km orari ci arriva tipo in 4 secondi e mezzo, una cosa del genere. E vedi, questa è la cosa interessante di queste moto bicilindriche, comunque a potenza limitata come questa qua, che comunque c'ha 47 cavalli, che comunque tu arrivi a 100 km orari in 4 secondi e mezzo, secondo me. Un bel rumore proprio sto scarico, devo dire. Oggi la voglio spingere, dai. Che poi quei 110, 120 puoi fare sulla Enfield, non tanto, raga, non tanto. Come galleggia questo davanti, fa un po' da spavento quanto galleggia il davanti della moto a volte. Sto capendo quando la inizi a spingere un po', soprattutto pennellando in curve e vai un po' giù magari e ti apri gas, ok, davanti qua è un po', sembra molto molto proprio a vuoto, in poche parole. Strana sensazione che ti dà il davanti, però non è una moto che la devi spingere così tanto, questa è la cosa che bisogna capire, cioè questa è la cosa, capito? È una motocicletta da passeggio che tu devi mettere 40-50 miglia orari, 60 miglia orari, 70 in autostrada, 80-90 ci arrivi, ma poi quando inizi a giocare con il davanti troppo, non va bene, non le piace. Questo Covid, ragazzi, ci ha ucciso un po' tutti, meno qua. Questo posto era uno dei più popolati, insomma, e adesso è morto, cioè proprio morto, raga. Come si fa?
La prima marcia però non è molto potente, insomma non è che ti fa eccitare così tanto la prima marcia. La seconda è bella, la terza secondo me è la marcia più bella. Sì. Ma ti immagini vivere in sto posto qua? Ci siamo fermati o no? Guarda le fotografie. Ragazzi, giorno 3 con la Royal Enfield non lo so dove sto, raga. Mi sto perdendo, sto scoprendo posti nuovi. La Enfield Interceptor 650 mi sta portando un po' dappertutto. Abbiamo un'altra giornata bella proprio. Non lo so, a se sono qua giù, però mi piace, mi piace, mi piace. Ragazzi, ma questo è lo spirito British Twin. Quello che ti fa prendere la moto senza problemi, vado a fare un giro, poi mi fermo, non so, a prendere un caffè. In questo terzo giorno, ragazzi, che la prendo consecutivamente, la sto capendo sempre, sempre di più. Mi sto abituando tanto a portarla, capendola per bene. Sempre il fatto che il cavalletto mi rompe il c***o, però non mi piace proprio dove sta la batteria. Perché poi la batteria? Boh. Aspetta, però non voglio andare di qua. Dove c***o sono? Mosca! Affanculo, mosca! Non mi entrare in bocca, cate tamagna, ovviamente. Ah, finito, finito. È arrivata alla fine della strada. Ok, 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 ok. Allora, in seconda marcia. No, non sai, va giù. No, un pochettino l'anteriore. Ma non è moto da fare stronze su, dai. Capisco un po' cos'è che è brava a fare e cos'è che le manca sta moto. Già sto iniziando a capire queste piccolezze qua, che purtroppo le capisci soltanto quando ti compri la moto nuova. Cioè non le puoi capire quando vai a fare una prova, capì? Non ho capito se l'Asia si è spinta da sola oppure sono proprio stato io. Non so, un po' strana sta cosa. Però penso che si è spinta da sola. Secondo me sì. Forse fa troppo caldo, anche perché comunque oggi stanno facendo 25 gradi. Non è che fa caldissimo, però Royal Enfield è inglese, allora lui dice soltanto freddo. Forse la sto spingendo un po' troppo, raga. Vedi, cioè ti arriva a 130-140, poi inizia a sbacchettare l'anteriore. È come se perdesse trazione. Cioè sto a full gas. Vabbè, le manca un po' di emozioni ai alti livelli, ok, però di coppia ce n'è ai bassi per renderti felice quanto più potresti comunque. La frizione antisaltellamento è proprio bella. Allora, questo terzo giorno che l'ho presa la sto capendo un po' di più. Quanto la posso spingere? E per quanto la posso spingere? Guarda come sta bene sui 60, sui 70 miglia orari. Sui 100 orari sta proprio bene senza problemi. Come tu dai un minimo input all'anteriore che inizia a sbacchettarsi, non so. Se la spingo un po' di più va pure, ma non le piace. È l'anteriore che non mi dà tanta confidenza. Ai regimi più alti, ovviamente. Wow, che bello, fra, che bella l'Inghilterra a volte, eh. Ha questi paesaggi che sono assolutamente favolosi. Con le pecorelle. Tucco, 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 tucco. Proprio British Twin. Che ve ne pare della Royal Enfield? Adesso che mi sono fermato qui, questo è il posto ideale per finire questo video. Vi ricordo che Bolton Motorcycles ci ha dato la possibilità di fare di prendere questa moto in prova per il lungo termine, in modo tale che io vi possa dare le mie sensazioni, la mia esperienza personale. Vi posso dare proprio il mio giudizio finale per questa British Twin. E non vedo l'ora di veramente studiarla per bene. Spero che in questo video comunque avrete capito un po' di più di questa moto. Mi sorprende sempre di più questa Interceptor 650. E voi? Cosa ne pensate? Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi a questo canale se siete nuovi e se volete vedere più contenuto di questo genere qua su moto Modern Classic Retro. In futuro faremo prove su altre, prenderemo una moto di prova su altri brand pure. E mettete un mi piace a questo video che veramente aiuta tantissimo. E niente ragazzi, con questo vi saluto e ci becchiamo alla prossima, ragazzi. Ciao bello.